Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Giulia Stabile presto a teatro con Roberto Bolle? La ballerina si lascia sfuggire un chiaro indizio, ecco quando e dove la vedremo. La ballerina è diventata famosa grazie alla vittoria di Amici, ma poi la sua carriera è proseguita con successo, tanto che di recente abbiamo visto Giulia in una veste tutta nuova. La Stabile è reduce da un'esperienza che non aveva ancora mai provato, quella di doppiatrice. La ragazza, infatti, ha fatto un cameo doppiando un personaggio del nuovo film d'animazione Il Mostro dei Mari che presto sbarcherà su Netflix. Giulia ha ammesso di essere stata felicissima di questa nuova esperienza, anche se all'inizio ha provato della vergogna. Tuttavia, ultimamente, sta decisamente uscendo dal ruolo esclusivo di ballerina, come abbiamo visto anche grazie a Italia's Got Talent, in cui ha assunto il ruolo di co-conduttrice. Pochi giorni fa, però, una foto condivisa sui social ha fatto pensare che presto rivedremo la ragazza tornare nella sua veste preferita, quella di danzatrice. Ad ammetterlo è stata proprio lei che ha rassicurato i suoi fan sul fatto che ha dei progetti molto importanti che la riporteranno a teatro. Non solo, un indizio rilasciato sui social fa pensare che potrebbe presto apparire, niente di meno, che accanto a Roberto Bolle. Giulia Stabile presto sul palco con Roberto Bolle, l'indizio inequivocabile. La ballerina nei giorni scorsi è stata avvistata tra il pubblico dello spettacolo Roberto Bolle and Friends a giugno, insieme al fidanzato San Giovanni. Ad invitarla ad assistere è stato proprio la stella della danza che, successivamente, l'ha incontrata e si è fotografata con lei. A tale incontro Giulia aveva dedicato un post, grazie per l'invito Roberto Bolle, è stato un onore, ha scritto Giulia, ci vediamo presto, queste le parole della ragazza accompagnate dall'emoticon che fa il gesto del silenzio e alcuni cuori. Molti in questo post ci hanno visto un chiaro indizio, che presto la Stabile si esibirà in uno degli spettacoli di Bolle. Il tour estivo del danzatore ha ancora molte tappe davanti a sé visto che continuerà fino al 29 luglio, e fra le città mancanti c'è anche Roma. La ballerina intervistata da Renews ha ammesso di avere progetti lavorativi fino ad agosto quando, invece, riuscirà a ritagliarsi un po' di spazio per le vacanze. Staremo a vedere se i suoi fan sui social ci hanno visto giusto questa volta. Intanto sembra proseguire a gonfie vele la relazione tra Giulia e San Giovanni che, di recente, sono riapparsi insieme sui social. I due hanno da tempo deciso di vivere la loro storia lontana da Instagram e al riparo dal gossip. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.